Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Bentornati da Carlo Intini. Al momento sembra essere l'unica opzione per sradicare alla radice Hamas, un'operazione di terra dell'esercito israeliano nella roccaforte dell'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista a Gaza. L'operazione Spade di Ferro, all'interno di una città densamente popolata, è ad alto rischio. Combattimenti urbani, casa per casa, comporterebbero grandi rischi per i soldati e per la popolazione. Basti pensare che i raid aerei di questi giorni hanno provocato 3.000 vittime. Secondo l'analista militare Amir Bar Shalom, sarà difficile smantellare la fitta rete di Hamas. Non penso che Israele possa smantellare e colpire ogni singolo membro di Hamas, ma può indebolirlo il più possibile, in modo che non abbia capacità operative. Secondo alcune stime, il braccio armato di Hamas si compone di 25.000 uomini, cui va sommato il gruppo militante, formato da 80-90.000 membri. Difficile poi pensare che le brigate Izzedin al-Qassam non abbiano preparato delle contromosse alla scontata reazione di Israele, che ha richiamato alle armi 360.000 riservisti, che si sommano a 170.000 effettivi. Nel 2014 un precedente, i battaglioni di fanteria israeliani subirono gravi perdite a causa di mine anticarro, cecchini e imboscate nei combattimenti in un quartiere di Gaza City. Importante per Tel Aviv sarà mantenere il sostegno della comunità internazionale. Non è un caso la visita di queste ore del presidente americano Joe Biden, che ha ribadito il fermo sostegno americano a Israele. Gli Stati Uniti faranno in modo che Israele abbia tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi. Hamas non rappresenta tutto il popolo palestinese. I suoi miliziani hanno commesso delle atrocità che fanno sembrare l'ISIS, forse più ragionevole. Hamas ha massacrato oltre 1.300 persone, inclusi 31 americani. Hanno preso tantissimi ostaggi, anche bambini. Appello a cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha così replicato. Come il mondo si è unito per sconfiggere il nazismo e si è unito per sconfiggere l'ISIS, dobbiamo essere uniti per sconfiggere Hamas. Israele è unito per farlo. La strage all'ospedale di Gaza. Un bilancio ancora parziale parla di centinaia di vittime civili, forse 500, tra cui molti bambini. L'esercito israeliano ha fornito immagini che scagionerebbero Israele, accusato da Hamas di aver colpito con un missile lanciato da un jet il parcheggio dell'ospedale. La versione israeliana è invece che sia stato un missile di Hamas malfunzionante a provocare la strage. Finita l'operazione militare, che potrebbe richiedere mesi, arriva poi la fase più complicata: pianificare un dopo Hamas nella striscia di Gaza. Israele ha ritirato il suo esercito e migliaia di coloni dalla regione nel 2005 e non ha alcuna intenzione di ritornarvi come forza di occupazione. Difficile pensare ad un ritorno dell'ANP, l'autorità palestinese, a Gaza, dopo la cacciata nel 2007 da parte di Hamas. Un'altra opzione potrebbe essere quella di creare un'amministrazione gestita dai capi clan, da organizzazioni non governative e con il coinvolgimento dell'Egitto. Probabile la creazione di un'ampia zona cuscinetto lungo la recinzione con Gaza per fornire maggior protezione alle comunità israeliane. Una zona di tiro a vista profonda 2 chilometri. E per ora è tutto. Israele sotto attacco, un podcast originale ADN Kronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.